Dunque, vi racconterò di Soul Traveling. Soul Traveling significa i viaggi dell'anima ed è un nome che si riferisce a me, è autobiografico ed è un progetto personale col quale da un lavoro nel pubblico sono passata a gestire e avviare un'impresa, un tour operator per l'Africa. L'Africa ha sempre esercitato un grande fascino in me e fin da ragazzina ricordo la prima volta che vidi la mia Africa e sono rimasta come stregata da questo mondo, da questi paesaggi infiniti, dalla gente, dagli animali. Da quella connessione speciale che si crea tra uomo e natura. Ed è quindi da molto presto è stato un po' un sogno. Sogno in realtà che ho realizzato solo, promessa che ho mantenuto solo nel 2006, quando dopo la separazione ho deciso che dovevo andare lì. E ho scelto l'Africa meridionale, in particolare il Sudafrica. In realtà è stata la prima di tante volte, nel senso che poi sono tornata e ritornata. E ho passato anche, trascorso dei periodi più lunghi di permanenza, ho fatto un corso di guida da safari. E a un certo punto mi sono anche interrogata sul perché di questo contesto. Ritorno e di questo ripercorrere sempre le stesse strade, ma in fondo altre strade. E la risposta l'ho trovata in una storia di famiglia, come dire, un eco nel mio albero genealogico, nel senso che dopo la Seconda Guerra Mondiale mia nonna si innamorò di Robert, che era un soldato inglese. Lui la chiese in sposa e lei avrebbe voluto sposarsi e andare con lui in Sudafrica. In realtà, questo matrimonio non si fece perché, il mio bisnonno e il mio prozio non la diedero in sposa. Quindi mia nonna non andò mai in Sudafrica e non vide mai più Bob. E questo in realtà è rimasto un rimpianto grosso, cioè mia nonna è mancata alla giovane età di 93 anni, pochi anni fa, e ancora mi raccontava di Bob, di questo amore ormai mitico, talmente mitico che lo era diventato anche per me e in fondo anche un po' per la mia famiglia, io ho un fratello che ha vissuto in Africa per molti anni. E quindi in realtà questo ha dato un po' un senso a questo mio ritornare, voler tornare là, e non è solo un luogo geografico, ma un luogo dell'anima, un viaggio dell'anima. E ho pensato che un ciclo d'amore che era iniziato e che tanti anni fa era stato come bloccato, poteva diventare per me un ciclo d'amore da espandere. E quindi Soul Traveling poteva diventare un veicolo d'amore. E quindi da lì l'idea di fare dei viaggi che non fossero solo una sequenza di luoghi o un modo di viaggiare, ma un'esperienza d'Africa e d'amore da proporre. E quindi da lì viaggi di turismo responsabile, quindi ha impatto positivo, comunque non negativo, sul territorio, sulla popolazione e sugli animali. Viaggi che, oltre a itinerari, chiamiamoli classici, anche come si dice off the beaten track, cioè fuori dagli itinerari consueti, comunque al cui interno ci sono progetti,
di cooperazione organizzati con ONG locali, italiane, insomma, a seconda. Per esempio, il primo viaggio che ho organizzato, indovinate un po', in Sudafrica, è un viaggio in cui, tra le altre cose, si va alla comunità di Bulungula, che è 3 ore di strada serrata fuori dalle normali vie turistiche, e quindi è come dire un viaggio nel viaggio, già arrivare lì, e si arriva in questa comunità, che è tra l'altro al 100% comunità lodge, che è posseduta al 100% dalla stessa tribù di Linga Xhosa, quindi è della tribù di Nelson Mandela, e si trascorrono delle ore e delle giornate in loro compagnia, dividendo proprio gli spazi, cioè la comunità lodge a fianco al villaggio vero e proprio. Poi, che ne so, in Mozambico sostengo un progetto, chi viene con me sostiene un progetto legato alle donne mogli di pescatori e a Megafauna Foundation, per cui gli si dà l'opportunità di non sfruttare, ipersfruttare il mare, e quindi gli si dà un'alternativa lavorativa, che poi si concreta nell'incontrarle e nel preparare con loro la matapa, che è un piatto mozambicano. E poi, vabbè, c'è il grande progetto che da sempre ho, poco poco ambizioso, salvare gli elefanti, per cui da anni sostengo Sheldrick Trust, e in realtà, come dire, adesso la proiezione è non solo fare viaggi in Africa meridionale, ma farli nell'Africa equatoriale, quindi anche in Kenya, e quindi a sostegno anche di Sheldrick Trust. Ora, mi mettessi a parlare di elefanti, penso che sarebbe molto, come dire, interessante, però andrei veramente fuori tema e mi lascerei troppo andare. Però era per darvi un po' l'idea di quello che faccio, di come lo faccio. Nel 2016, quindi, Soul Traveling da progetto personale è diventato un tour operator. Come ho fatto? Io ho lavorato nel pubblico da quando mi sono laureata, sostanzialmente. All'epoca avevo esigenze molto diverse rispetto ad oggi. Non conoscevo il mondo del lavoro, o lo conoscevo molto poco, e quindi boh, ho cominciato così, dopo la laurea. Però è un mondo che ho sempre trovato molto chiuso, molto rigido, che non lascia spazio alla creatività. Mi sono sempre sentita molto poco realizzata, e nel tempo sempre più un numero e meno una persona. Con Soul Traveling, ho avuto anche un periodo in cui ho avuto incarichi sindacali, sia a livello politico che come consulente di diritto del lavoro. A un certo punto ho pensato che quello sarebbe stato il mio destino, una parola grossa però, perché in realtà nel fare quel lavoro sentivo di aver trovato quella eticità, quella mission, quel poter parlare a difesa di altri che non erano in grado. Non andò così, nel senso che a un certo punto cambiò il vento politico e io dovetti rientrare in amministrazione. E quello è stato il momento in cui ho deciso di mettere mano a Soul Traveling, nel senso, erano una serie di idee, di viaggi, di cose, però non c'era ancora, come dire, un dar gambe a questo progetto vero e proprio. Nel 2016 ho chiesto aspettativa per avvio di attività di impresa, sono
subito dopo un part-time al 50%, 6 mesi, 6 mesi, e per i primi anni sono andata avanti così. In realtà su un'attività che è un'attività imprenditoriale, quindi vabbè, per capirci, non sono una travel designer, sono proprio un tour operator indipendente, pago l'INPS come commerciante, come piccolo imprenditore. E il salto economico era grosso e quindi i primi anni il mio lavoro nel pubblico ha sostenuto la mia attività, è stata la stampella. E in realtà in quegli anni ho imparato molto, nel senso che ho conosciuto il mondo del digital, ho conosciuto il mondo del turismo, ho fatto 2 siti internet, ho trovato 2 ottimi collaboratori. Però in realtà il problema era che comunque non potevo mai fare quelle che erano le modifiche in corso d'opera. Quando ero impegnata in amministrazione, potevo lavorare solo sulle priorità e sulle urgenze, sull'attività, e l'attività comunque ha dato modo, come dire, di vedere che sta crescendo, ma non avrebbe mai dato quegli indicatori economici tali da dire: sì, con sicurezza questa realtà qua ti supporterà e ci potrai vivere. Non ci sarebbero mai stati sostanzialmente, perché è un po' come un bambino, un'attività. Devi crescerla giorno per giorno, devi curarla, e devi far comunicazione come si deve. Nel mondo del turismo c'è ancora di più una necessità di pianificare e di uscire nei tempi giusti. Se non lo fai, comunque ti precludi tutta una fetta di mercato a favore dei tuoi competitor, e i sacrifici fatti li butti via nel cesso, scusate, però è così. E quindi a un certo punto, sì, ho fatto anche molti errori, comunque. Sono anni che mi sono serviti, ma c'era anche una stanchezza talvolta, nel senso che ho anche sfiorato il burnout. Insomma, non è, cioè, tenere 2 lavori non è una cosa semplice. E poi a un certo punto ho capito che che era il momento di decidere. Come vi stavo dicendo, non potevo contare su degli indicatori economici tali da dire: ok, sul traveling. Però in realtà, forse non si può fare per nessun tipo di attività, proprio per il rischio insito in un'attività economica. E quindi, io sono una persona molto pianificata. Non lo fossi stata, non sarei qui oggi e non avrei comunque gestito una realtà così complessa come quella del tour operator. Però il momento in cui tu decidi di lasciare un lavoro sicuro, in cui comunque per circa 20 anni hai già come dire, uno status, una tranquillità economica, è un momento del tutto istintivo e non razionale. È il momento in cui comunque tu stacchi la corrente, ed è un atto di fiducia. È stato un atto di fiducia nei miei confronti. E quindi io ho dato le dimissioni a dicembre 2019 e con uno splendido allineamento degli assi sono uscita, e delle stelle anche, sono uscita il 17 febbraio 2020. Una settimana dopo, sapete bene cosa è successo, insomma. Quindi, diciamo, essere qui oggi non è proprio semplice, perché tu vorresti parlare del tuo bambino e della tua creatura nel momento in cui dici: wow, sto fatturando, sto crescendo, sto. Invece no.
Invece sono qui in un momento in cui è tutto fermo ed è mesi che non fatturo e sto pensando, cioè, e ho pensato in questi mesi cosa fare. In realtà il quadro è molto poco chiaro per qualsiasi, per molte attività economiche. È difficile intravedere avere un disegno chiaro di quello che potrebbe essere fatto, nel senso che, cioè, poi nel mio caso non conta solo la situazione italiana, ma conta un po' il resto del mondo. E quindi in realtà la risposta che mi do e che mi sono data, che mi do tutti i giorni e che mi sono data è resistere, resistere, resistere. Nel senso, sono state fatte varie ipotesi, come dire, in letteratura economica sulla pandemia. Taleb parla del cigno nero, pandemia come cigno nero. Booker dice il rinoceronte grigio. Il cigno nero è proprio l'imprevedibilità. Booker dice rinoceronte grigio perché esiste solo il bianco e il nero. Quindi lui dice, quello è un rinoceronte grigio. In realtà era prevedibile. Sono i sistemi, come dire, imprenditoriali che non sono stati in grado di prevederlo. Diciamo, io come soul traveling non ero in grado di sopperire a questa fragilità. Quello che suggeriscono in letteratura è la resilienza, parola molto abusata, o antifragilità. Allora, la mia scuola è la scuola che ho imparato in questi anni di viaggio, conoscendo le persone, con cui ho viaggiato, con cui ho fatto volontariato, africani in vari stati. E loro sì, sono stati la mia esperienza di resilienza e antifragilità. Sono il meccanico che ti mette insieme il motore con una fascetta quando sei in un posto sperduto e comunque ti porta in tempo anche a casa. Sono persone che comunque ne hanno viste di tutte. E non sorridono sempre, vi assicuro che non sorridono sempre, ma che sanno aspettare, hanno pazienza, navigano a vista e quando ci sono le opportunità le colgono. E quindi io penso a loro, in questo periodo penso a loro e penso che il mio sogno e il mio progetto debba continuare. Avevo preparato le slide. E l'ultima slide era su un finale di un film che forse molti di voi conoscerete, ed è Come eravamo, in cui c'è Robert Redford, tra l'altro stesso della mia Africa, così aperta parentesi chiusa, in cui guarda lei che sta tenendo un banchetto di firme contro la guerra in Vietnam e le dice: "Ehi, ma tu non molli mai!" E lei si alza, sembra quasi una leonessa, procede verso di lui e le dice: "Fino a quando non sono obbligata, io non mollo mai."